Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza il disegno di legge d'iniziativa della Giunta concernente nuove norme in materia di agriturismo, fattorie didattiche, agricoltura sociale e fattorie sociali, che riordina e disciplina l'avvio e l'esercizio delle attività, stabilendo criteri, limiti, procedure amministrative e attività di controllo. Nell'atto sono confluiti molti degli spunti derivanti da altre proposte di legge d'iniziativa consiliare, quella di Sandra Monacelli sulla disciplina delle attività agrituristiche, quella di Andrea Smacchi e Luca Barberini e un'altra ancora del presidente della seconda commissione Gianfranco Chiacchieroni, tutte in materia di agricoltura sociale, e infine, sempre sulle norme in materia di agricoltura sociale, quella dei consiglieri Dottorini e Brutti. Per quanto riguarda l'agriturismo, viene modificata la normativa vigente sotto l'aspetto urbanistico, amministrativo, igienico-sanitario, viene puntualizzato e chiarito il concetto di prevalenza delle attività agricole rispetto a quelle agrituristiche. Sono stabiliti limiti minimi certi per la somministrazione di prodotti aziendali, 30% di produzione propria, 55% di produzione regionale, solo il 15% potranno essere prodotti di altra provenienza. Viene anche specificato che l'azienda agricola che esercita attività agrituristiche non può esercitare altre tipologie di ospitalità e di ristorazione. Per quanto riguarda le fattorie didattiche, oggi circa 140 aziende agrituristiche svolgono questa attività, si è provveduto ad aggiornare la normativa. L'attività sempre connessa all'agricoltura potrà essere destinata non soltanto a scolaresche, ma anche a famiglie, associazioni, gruppi di interesse nell'ambito di una sola giornata o in più giornate, prevedendo quindi anche l'alloggio e la somministrazione dei pasti. Le fattorie sociali punteranno all'inclusione socio-lavorativa di soggetti appartenenti alle fasce deboli o comunque svantaggiati, disabili, fornitura di prestazioni di servizi sociali, socio-sanitari, riabilitativi. Il riconoscimento di fattoria sociale potrà essere chiesto dalle imprese agricole, imprese e cooperative sociali autorizzate o accreditate per i servizi socio-assistenziali e socio-sanitari o che abbiano stipulato accordi di partenariato con durata almeno quinquennale con enti locali, organizzazioni di utilità sociale o cooperative sociali. La proposta prevede che la Regione dia priorità nei procedimenti di assegnazione di terreni demaniali per favorire l'insediamento e lo sviluppo delle attività di agricoltura sociale.